Parliamo di lavoro e parliamo con il direttore della rappresentanza in Italia della Friedrich Ebert Stiftung, dalla Fondazione Friedrich Ebert, che è una delle principali fondazioni politiche tedesche, che è Ernst Hillebrand. Ne parleremo con il segretario regionale provinciale di Bari, della CGIL. Provinciale di Bari, no, che è Giuseppe Altamura, e con Vincenzo Bavaro, che è professore di diritto del lavoro a scienze politiche. Bavaro. Come quello del... Hai visto? Non io dirò Bavaro. Mentre lui sarà più bravo di me. E a condurre un po' le danze ci sarà il nostro amico Michael Brown, che oltre a essere consigliere scientifico per la Fondazione Ebert è anche un giornalista corrispondente per la TAZ e collabora anche con Internazionale. Io faccio tre domande, avrei fatto tre domande a ciascuno dei nostri ospiti, che ringrazio. A Ernst Hillebrand avrei chiesto che cosa serve la politica, a Giuseppe Altamura avrei chiesto che cosa serve il sindacato, che cos'è il sindacato, e a Vincenzo Bavaro avrei chiesto che cosa sono i diritti, servono ancora i diritti, che cosa sono le tutele. Ma adesso cedo la parola a Michael Brown e abbiamo deciso di fare così oggi. Tre relazioni belle intense, una dietro l'altra, e dopo ci sarà più che una pausa, il rinfresco finale. Se nel frattempo ci sarà qualche intervento, se qualcuno vuole intervenire, può fare qualche domanda, naturalmente Michael è molto bravo nel saper domare l'uditorio. Grazie. Grazie. Filippo, grazie dell'ospitalità, grazie a voi tutti e tutti di essere venuti. Titolo da Ciputi all'Industria 4.0. Ciputi era quella figura dell'operaio di sempre, quello che aveva la tuta, quella blu, che è cambiata poco in fin dei conti nel corso di 100 anni. C'era la grande fabbrica di una volta, la Fiat Mirafiori per dire, o le fabbriche di Brescia, di Sesto San Giovanni, dove ci andavano magari in migliaia, in decine di migliaia a lavorare tutti i giorni, e il figlio in fondo faceva la stessa cosa di quello che aveva fatto il padre, o anche il nonno. Talvolta c'era addirittura un rapporto ereditario del posto di lavoro, lo so dalle acciaierie della zona della Ruhr, dove io ho frequentato l'università a Duisburg, c'era l'acciaieria della Thyssen, ma non solo, c'era anche la Krupp, la Mannesmann, ognuna di loro occupava più di 10.000 persone, e i figli degli operai della Thyssen, per esempio, avevano un accesso privilegiato. E quando entravano in fabbrica sapevano che avrebbero fatto quel lavoro per 40 anni, per 50 anni forse, se entravano a suo tempo a 15 anni. Un mondo del lavoro, se vogliamo, in questo senso abbastanza affidabile. Proprio uno ci contava, faccio quel tipo di lavoro e lo farò per sempre. Questo era il mondo dei Ciputi. Mondo dell'Industria 4.0, ci siamo abbastanza agli opposti. Industria 4.0 è un termine usato in Italia, ma anche in Germania, per denotare questo cambiamento radicale che stiamo vivendo proprio ora nel mondo del lavoro. Se vogliamo un termine anche un po' riduttivo perché dice Industria 4.0, il fatto che lo usino sia in Germania che in Italia sicuramente è molto legato al fatto che siamo due paesi a vocazione fortemente manifatturiera, proprio dove l'industria ha un forte peso nell'economia, un più forte peso
relativamente sul PIL rispetto alla Gran Bretagna, per esempio, però questi cambiamenti di cui parleremo nel pomeriggio di oggi, non interessano solo l'industria, interessano ugualmente anche i servizi. Parliamo per esempio nel futuro di banche senza bancari, già questo trend è in atto, l'80% ormai delle persone usa internet banking e quando va in filiale anche lì non va più allo sportello, spesso e volentieri va al terminal. Parliamo di scenari che 5 anni fa avreste detto ma questo è scemo, se me lo racconta, oggi nessuno lo dice più. Parliamo di scenari nel mondo dei trasporti delle merci, di camion senza camionisti, camion autopilotati, parliamo di taxi senza tassisti. Quindi non è solo l'industria, ma anche l'industria vive un cambiamento radicale. Che cos'è quel cambiamento fra servizi e industria? È la digitalizzazione e l'impatto rivoluzionario del flusso dei dati di internet sul mondo del lavoro. Infatti si parla, se guardiamo l'industria, anche di Internet of Things, dell'internet delle cose proprio, e vedremo delle belle probabilmente nei prossimi anni e prossimi decenni. E i tempi dove uno diceva beh, papà era occupato in banca, ci andrò anch'io, farò per 40 anni il bancario, o papà era dipendente dall'acciaieria, farò come lui, quei tempi saranno definitivamente passati, perché entriamo in tempi molto più liquidi. Non sappiamo neanche più quali saranno le imprese del dopodomani. Un tempo lo sapevamo, le macchine le faceva la Fiat in Italia ed eravamo sicuri anche entro 30 anni ci sarebbe stata la Fiat. Oggi non sappiamo chi farà le macchine fra 20 anni, perché non parliamo più solo del know-how per fabbricare una bella macchina, ma parliamo di gestione di dati. Quindi persone serie si chiedono se le macchine fra 20 anni saranno ancora fatte dalla Mercedes o non dalla Google. Avremo delle macchine magari con un bel logo della Google e chissà, forse la Mercedes non ci sarà neanche più. Un esempio dove l'avete già visto con un prodotto smart sono gli smartphone. C'era, voi siete molti di voi sono assai giovani, forse anche troppo giovani per aver conosciuto davvero le BlackBerry, cellulari della ultima generazione pre-vero smartphone. Quelli della BlackBerry dicevano ma smartphone, che scemenza, che idiozia, questo è per teenager che vogliono giocare, noi facciamo il cellulare per il manager, il cellulare d'avanguardia, quindi niente giochetti, eccetera. Mal li incolse, la BlackBerry nessuno più la compra. Altri hanno vissuto crisi forse non così schiaccianti, ma pensate alla Nokia. Anche la Nokia praticamente scivolata dal leader degli smartphone giù in classifica. Adesso chi si difende ancora molto bene è la Samsung, ma non sappiamo se fra 5 anni, eppure quella schiacciata da Huawei, eccetera, dai cinesi. Vivremo nel mondo delle imprese degli sconvolgimenti molto più rapidi che non oggi, che non concernono solo questi prodotti dell'elettronica dove ci siamo un po' abituati, ma concernono un po' tutti i prodotti, perché sempre più prodotti diventano smart. Diventa smart il modo di produrre, dove si useranno dati, i flussi di dati in modo massiccio. Per esempio il prodotto individualizzato, fabbricato con la stampante in 3D. Io teoricamente posso fare 50, 60, 70 varianti dello stesso prodotto
perché il cliente mi ha fatto sapere desidera quel colore o desidera quella lampadina, non 20 centimetri, ma 25. Con la stampante in 3D non c'è nessun problema. Di più, chi fabbrica per esempio macchinari produce in modo smart a sua volta un prodotto smart che sarà collegato via internet col produttore che farà la manutenzione remote, da lontano. Ci avrà in tempo reale tutti i dati sul funzionamento di quella macchina, può subito dire va cambiato quel pezzo, va aggiustato quella parte di software, eccetera. Quindi anche lì flussi dei dati sempre più importanti, possiamo dire una cosa bella, ma fino a un certo punto, illuminavo già le banche senza i bancari, anche le fabbriche senza gli operai, sono scenari non troppo irrealistici, qualcuno ci sarà e lì magari avremo anche il versante positivo, quel qualcuno non farà più un lavoro di fatica, un lavoro squalificato, vuoto con contenuti ma solo gravoso, quei lavori spariranno sempre di più. Chi lavorerà lì sarà più che un operaio, anche se ha la qualifica, l'inquadramento di operaio, sarà un tecnico, mediamente altamente qualificato. Quindi apre anche degli scenari positivi, se vogliamo. Però la buona domanda è A, in quanti lavoreremo? Perché infatti con questa digitalizzazione, elettronizzazione, automazione, la buona domanda è quanti ci vorranno ancora per fare quei lavori? Una ricerca americana fatta pochi anni fa ha quantificato in uno scenario un po' horror, se vogliamo, la potenziale perdita dei posti di lavoro nei decenni a venire con la cifra del 47%, cioè 47% dei lavori secondo quella ricerca potrebbe sparire, che si pone la domanda ma chi comprerà poi il prodotto se non c'è più il produttore che prima ha guadagnato i soldi per potersi poi comprare lo smartphone. Questo sulla quantità del lavoro, ma anche sulla qualità del lavoro, noi, i sindacati, le forze politiche e anche i giuslavoristi si devono interrogare, perché infatti sempre meno avremo il lavoro standard nella impresa media grande, col contratto standard 8 ore al giorno, avremo sempre più forme diversificate di lavoro, avremo i cloud worker che magari da casa, magari con un contratto non di dipendente, ma come partita IVA si direbbe in Italia, forniscono servizi all'impresa. Anche questo può essere uno sviluppo positivo se è gestito in una maniera che c'è una paga decente, ci sono condizioni di lavoro decente, anzi molto ti sarebbero magari contenti di lavorare da casa. Però infatti dipende molto dai sé. Secondo problema che interroga il sindacato, per esempio, come organizzo quei lavoratori, i cloud worker, eccetera. Comunque si apriranno scenari rivoluzionari e la rivoluzione industriale forse più dirompente dalla prima rivoluzione industriale, scenari che cambiano il mondo delle imprese, il mondo del lavoro e che hanno delle potenziali ricadute, quindi anche sul mondo della politica, sulla società come tale. E di questo vogliamo ragionare oggi con i tre relatori. Ernst Hillebrand della Fondazione Ebert infatti apre con un discorso che è centrato, se ho capito bene, molto sull'impatto di queste trasformazioni sul mondo politico e sociale, sulla rappresentanza, sul funzionamento del sistema politico e sociale.
anzi, la parola. Okay, grazie per l'invitazione qui a Conversano, che è sempre un posto simpaticissimo di essere. Due premesse prima del mio relazione stessa. Io non parlo italiano, parlo mediterraneo, una mescolanza fra francese, spagnolo e italiano, ma in generale mi faccio comprendere. Seconda premessa, lo che dico non è rappresentativo in niente per il pensiero del partito per cui più o meno lavoro, che è il Partito Socialdemocratico Tedesco, né per questa fondazione. Siamo 700 persone che lavorano alla fondazione, abbiamo 700 opinioni su lo che succede nel mondo. Questa è la mia interpretazione di lo che succede nel mondo. Io, la mia idea era di guardare un poco indietro, guardare come hanno cambiato, sono stati i cambiamenti più importanti nelle nostre società economiche, sociali, culturali e politiche, e poi guardare dove siamo oggi, che è la situazione politica delle nostre società, come si sta rifigurando il paesaggio politico in nostra società. Per cui io sono convinto che siamo in un processo di riposizionamento e riordinamento del paesaggio politico, che quelle vecchie concezioni come sinistra e destra oggi sono realmente molto difficili da comprendere, da dare un senso a questo, perché i vecchi campi o atteggiamenti, schieramenti politici che abbiamo conosciuto nel siglo XX e XIX, in questa forma sono in un processo di trasformazione profondo, sparirono in un certo senso. Allora, che sono stati quei cambiamenti? Economicamente, chiaramente, siamo in un processo di internazionalizzazione delle nostre economie, c'è la globalizzazione con l'ascesa della Cina come centro mondiale della produzione industriale. Nelle BRICS, le economie emergenti sono state create negli ultimi 5 anni 90 milioni di posti di lavoro industriale. Non so se abbiamo ancora 90 milioni di posti di lavoro industriale nell'Europa occidentale insieme. Forse, ma no. È solo questo che è stato creato negli ultimi 5 anni nelle BRICS con posti di lavoro industriale. E con l'India e la Cina entrano nell'epoca industriale più o meno 2,5 miliardi di esseri umani. E questo chiaramente va a rivoluzionare, trasformare profondamente l'economia globale. È un cambiamento totale, e il centro dell'economia globale si trasferirà al bacino del Pacifico e non più nell'Europa e nel bacino atlantico. Un processo che è chiaro, ma anche in Europa abbiamo vissuto e siamo ancora in mezzo di un processo di trasformazione economica, anche di un cambiamento della geografia economica. Con la caduta del muro, il paesaggio economico ha cambiato. Sono rientrato nell'economia europea quelle economie, vecchi paesi industriali dell'Europa dell'Est, come la Cechia e la Slovacchia, che hanno avuto una lunga tradizione di produzione industriale, che sono stati esclusi dalla ripartizione, la divisione del lavoro nell'economia europea per 40 anni, ma sono rientrati e si sono create delle nuove catene di produzione industriale che hanno incluso quei paesi e hanno escluso altri, come per esempio io credo il Mezzogiorno è in parte vittima di questo processo della riorientazione della geografia economica del nostro continente. Della digitalizzazione credo che Michele ha già detto lo che deve essere detto. Io solo aggiungerei una cosa: siamo con questo processo della digitalizzazione siamo anche di fronte a un nuovo processo di centralizzazione dell'economia, perché con questo platform economy, l'economia di piattaforme, sono singole imprese che controllano parte del mercato mondiale, come Uber, che controlla più probabilmente nel 5-6 anni in futuro la metà
del traffico individuale nelle città del mondo, come imprese come Airbnb che controllano come una sola impresa, una fetta importante dell'ospitalità globale. E questo è un processo di concentrazione come più probabilmente lo abbiamo mai visto nella storia economica dell'umanità. Sono imprese americane in generale che gestiscono i dati, e sono dell'altro lato delle imprese asiatici che controllano la produzione della hardware. Nella software l'economia europea è dipendente dagli Stati Uniti, nella hardware siamo di più in più dipendente dell'economia asiatica. Cioè, è una sfida importante per l'economia europea, che è stato chiaramente leader tecnologico per 200 anni. Siamo in un processo dove questo leadership sta per perdersi, è una sfida che diventiamo dipendenti dagli americani e dagli asiatici, in un senso importante. Bene, che ha cambiato socialmente? È un'esperienza mia. In 83 sono andato nella Puglia, nella Italia, di questa epoca, e per me come un tedesco era un shock, l'ho vissuto quasi come una situazione medievale. Non c'erano delle ragazze sulla strada nella notte, era veramente un'atmosfera premoderna. Oggi quando sono nella Puglia penso, ma questo è Europa, no? E questo è come le società tedesche, le francese, che io conosco meglio. Credo che tutti i nostri società si sono modernizzati in modo profondissimo, e soprattutto credo che ci sono delle parti dell'Italia che si sono modernizzate ancora in più che altre parti dell'Europa, che forse negli anni 80 cioè, erano un poco più moderne. Ma abbiamo vissuto un processo di trasformazione sociale enorme negli ultimi decenni, un processo di individualizzazione, si sono perso un po' che la dominazione sociale dell'appartenenza di classe, della fede, delle istituzioni sociali come la famiglia e la chiesa, e viviamo nelle società totalmente individualizzate, di esseri umani più o meno autonomi, ma anche nelle società atomizzate in certo senso. Abbiamo chiaramente avuto una rivoluzione dell'educazione. Oggi, non so, il livello di educazione è più alto che mai nella storia umana. E questo ha anche delle ripercussioni sociali e culturali che sono profondissime. Il politologo americano James Rosen ha parlato già 20 anni fa delle nostre società come le societies of the smart people, le società di gente intelligente. E questo è una tremenda trasformazione, perché queste smart people hanno delle domande, delle aspettative alla società, ma anche alla politica, differente di societies of dumb people, che non conoscono che succede, che non sanno, ma noi sappiamo. E abbiamo delle altre aspettative alla società, ma anche al livello di partecipazione democratico a cui aspiriamo in certo senso. E il terzo punto di cambiamento sociale, evidentemente, ovviamente, è l'immigrazione massiccia. No? È chiaro che questa immigrazione massiccia che abbiamo vissuto nelle ultime decennie in Europa ha degli effetti profondi sul tessuto sociale e culturale delle nostre società. Noi ci passiamo dei film, no? Questo cambia il tessuto sociale e culturale delle nostre società, e si creano nuovi tipi di conflitti che non esistono, anche perché la diversità culturale, etnica, linguistica, di mentalità sta per aumentare. Questo crea conflitti, è normale in una società con alti livelli di diversità si creano nuovi tipi di tensione e di conflitti. C'è una l'eterogeneità di nostra società è aumentata molto paragonato con il passato, no? Ed c'è una bella espressione di un economista francese, Daniel Cohen, che ha scritto 10 anni fa, lo dico prima in inglese: the strange word
in the expression postmodern society, viviamo in una society postmoderna, the strange word in the expression postmodern society is the word society. La parola strana nella espressione società postmoderna è la parola società. È difficile di fare di queste società atomizzate e eterogenee delle società nel senso tradizionale, con una solidarietà, eccetera. Ma questo è un altro problema. Allora, che ha cambiato politicamente? Chiaramente abbiamo visto nelle ultime decenni il trionfo del liberalismo, e su due fronti, come un liberalismo culturale, con queste società individualizzate, un'attenzione particolare sui diritti individuali, ma anche sui diritti di gruppi di terza generazione, delle minoranze. Abbiamo visto il trionfo del multiculturalismo come un dogma, soprattutto del mondo progressista, e la disfatta realmente, quasi totale, delle concezioni tradizionali, delle valori sociali e culturali in tutte le sue forme. Quelli che hanno proposto questo, la Chiesa, non so, le forze conservatrici nelle nostre società, hanno perso, chiaramente. E sul piano economico abbiamo visto il trionfo del liberalismo nel senso economico, in forma del neoliberalismo, con un'agenda economica orientata alla deregolamentazione, alla liberalizzazione, come dogma centrale la libera circolazione del capitale, delle merci e della manodopera. E questo che abbiamo organizzato con l'Unione Europea a livello europeo, con la World Trade Organization a livello globale. Ma nel fondo è una concezione neoliberale dell'organizzazione dell'economia. Allora, che sono state le conseguenze politiche? Io credo che questo ha prodotto una ristrutturazione del spazio politico, con una dissoluzione dei campi politici dei secoli passati, o almeno siamo al mezzo di un processo di questo tipo, diciamo così. Non è arrivato, non è consumato, ma siamo al mezzo a un processo di questo tipo. Gli schieramenti tradizionali, sinistra, destra, hanno perso in realtà molto del loro significato. Ci sono molti studi e ricerche delle scienze politiche che indicano che siamo di fronte a un profondo riordinamento del spazio politico e ideologico. C'è una nuova linea divisoria nella società occidentale, una spaccatura sociale e ideologica fra le elite, o le più integrati e meno integrati, i cittadini medi. E la spaccatura fra i cosmopoliti, come lo sono detto nella letteratura scientifica o accademica, e i comunitaristi o i neonazionalisti. Questo è in principio anche una spaccatura sociale. I cosmopoliti tendono ad essere più educati, più ricchi e socialmente più cautelati. I neonazionalisti sono in generale molto più numerosi nei ceti bassi, quando si guardano i sondaggi di opinione, i sondaggi di valori, e soprattutto sono rappresentanti fra il mondo operaio. No? I cosmopoliti sono in generale in favore di politiche di internazionalizzazione, dell'abbandono delle frontiere in favore dell'immigrazione, sostengono la globalizzazione e l'integrazione europea, e si entusiasmano per una società multiculturale, multireligiosa. Più probabilmente voi siete tutti dei cosmopoliti, no? O la gran maggioranza. I neonazionalisti o i comunitaristi invece favoriscono la nazione, la sua sovranità, la omogeneità culturale, e l'idea di queste gente della solidarietà è piuttosto limitata alla comunità nazionale, esclude quelli che non sono di noi. Io penso che questa spaccatura, io lo penso, ma anche credo che c'è una scuola nelle scienze politiche che pretende che questa spaccatura ideologica diventa di più in più importante, il più importante denominatore della geografica politica della nostra società. E questo ha degli effetti politici, perché anche credo che i sistemi dei partiti politici stanno cambiando in questo senso. Siamo in un processo dove si credono
creano due nuovi poli di partiti cosmopoliti e di partiti comunitaristi, se volete. No? Le Front National è una rappresentazione tipica di questo partito comunitarista, il Partito Democratico in Italia o la SPD in Germania è più o meno una rappresentazione un partito cosmopolita. Il problema per i partiti della sinistra è che questa spaccatura fra i comunitaristi e i cosmopoliti va di mezzo nel corpo di quei partiti del centro-sinistra tradizionale. I funzionari, gran parte i membri dei partiti sono cosmopoliti, delle partiti del centro-sinistra, mentre la base elettorale nelle ceti bassi tende ad essere piuttosto comunitarista. Questa spaccatura, per questo è particolarmente grave per i partiti di centro-sinistra, perdono una parte importantissima della sua base sociale tradizionale con questo processo, e ci sono dei processi che i partiti della sinistra tradizionale si sono dissolvendo, come il Parti Socialista in Francia, come il Partei von der Arbeit nei Paesi Bassi. Questa spaccatura è assolutamente pericolosa per questi partiti. Allora, il problema per me, guardando il programma di questo pomeriggio, è questa domanda: come definire di essere di sinistra in queste circostanze? Che significa questo? No? In un mondo che sta cambiando in questo modo, dove gli schieramenti tradizionali non funzionano più, non hanno senso più in un certo senso. E io credo la unica soluzione è di orientarsi agli scopi storici della sinistra, che per me è sempre stata un progetto di emancipazione politico, sociale e culturale dei deboli, auspicando una società di libertà e autonomia individuale. La domanda economica viene dopo, no? Questa autonomia e libertà dell'uomo ha una dimensione economica. Chi è povero e chi è dipendente non è libero né autonomo. Per questo questa questione economica, la questione del capitalismo è tanto importante. Ma il progetto della sinistra e l'emancipazione dell'essere umano. C'è una bella citazione del manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, lo leggo per dimostrare che io penso che questi scopi storici di essere di sinistra, al posto della vecchia società borghese con i suoi classi e con i suoi antagonismi di classe, subentra un'associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti. Credo che questa deve essere l'ambizione del progetto di sinistra, il libero sviluppo di ciascuno. Questo è il nucleo per me del pensiero di sinistra. Nella pratica questo significa che una politica di un'organizzazione di sinistra, sia sindicale, sia politica, sia della società civile, deve orientarsi di creare politiche che rendano possibile una distribuzione più giusta e equilibrata delle ricchezze e della produzione. Questa resta una delle sfide centrali della nostra società. Deve orientarsi a politiche che proteggano e rafforzino la libertà e l'autodeterminazione politica e sociale dei cittadini, politiche che aumentino l'autonomia dell'uomo e rendano possibile il pursuit of happiness, il diritto alla felicità personale di ognuno. Questa frase della Dichiarazione dell'Indipendenza degli Stati Uniti, il diritto al pursuit of happiness, di essere felice, è una delle più grandi formulazioni del pensiero politico del mondo occidentale che è mai stato formulato. Questo deve essere il scopo della sinistra, il pursuit of happiness di noi tutti qui. Questo devono essere le linee di orientazione per una politica di sinistra, ma come questo si realizza nella realtà delle società e anche del contesto della politica europea
e globale è abbastanza difficile definire. Io credo che le formazioni politiche di oggi, come si presentano in molti sensi, già non più compierano queste metà, questi scopi di una politica sinistra, e questo è il problema. Credo che hanno perso molto di questa idea iniziale di essere dei progetti di emancipazione dell'essere umano. Come ridefinirlo in queste circostanze di un mondo in un cambiamento tremendo e rapidissimo è abbastanza difficile, e la vostra generazione che ha il compito di risolvere questo enigma, questo problema. Grazie. Tocca a voi. Qua noi mezza generazione, mezza età, no, sarete voi a dover definire le vie da prendere nel futuro. Io direi, visto che Hans è stato proprio perfettamente nei tempi tedesco, sì. Direi che se c'è qualche domanda al relatore, facciamo adesso subito qualche minuto, se volete lumi maggiori su dei pezzi della relazione, sui suoi ragionamenti. Siete liberi di porre le domande adesso? Invece di pensare come possiamo fare noi, come sì, io adesso voi tirate fuori le soluzioni, no, magari. No, come stava facendo lui nel suo lavoro, magari, sì. Questo ridimensionamento, cioè, sì. Invece di aspettare noi, sì. Questa è allora. Se no andiamo avanti con Vincenzo Bavaro. No, anzi no, prima facciamo parlare come volete. Io direi prima sentiamo la voce del sindacato e poi la voce dell'Accademia. Infatti te, Giuseppe, sei direttamente interpellato sia da quanto ho detto io a mo' di introduzione che da quanto ha detto Ernst. Questi cambiamenti epocali, sia economici, economico-sociali, che anche politici, interrogano per molti versi anche il sindacato, che magari è una posizione un po' più comoda rispetto ai partiti di sinistra, che Ernst ha accennato all'Olanda, avete visto il risultato dell'Olanda, lì c'era un partito socialdemocratico che era al 25%, da una elezione all'altra è sceso al 5,7%, cioè è diventato un partitino, era il secondo partito del paese, adesso è un partitino. Potrei anche citare l'Austria, dove alle presidenziali, al ballottaggio, ci andavano per quel mondo cosmopolita un candidato non dei socialdemocratici, ma di Verdi, e per quel mondo neonazionalista, non un conservatore classico del Partito Popolare Austriaco, ma uno dei Freiheitlichen della FPÖ, mentre i due grandi partiti di massa di una volta erano emarginati da questa decisione. Potrei anche citare un'altra cifra proprio su quelle elezioni, su quel ballottaggio. Sapete quanto era alta la percentuale di Hofer, del candidato di destra, fra gli operai bulgara, 86%. Lì però in modo indiretto interroga anche il sindacato, e non da oggi, forse meno in Puglia che non in Lombardia, dove già negli anni 80 abbiamo visto una nuova figura, iscritto alla FIOM, che votava Lega e vota Lega. Quindi anche voi siete interrogati da questi cambiamenti, sia quelli politici che tanto più anche quelli economico-sociali, che vi porranno molte domande su portare avanti il lavoro di rappresentanza, come diciamo mantenere forte il sindacato e come difendere le conquiste che furono. A te la parola. Grazie per l'invito e per aver avuto stasera, per avere l'occasione di parlare
ad una platea abbastanza giovane e che e fa sempre piacere, perché poi rischiamo sempre, come dire, di parlare fra persone che bene o male sanno già quello di cui si sta parlando. Invece è sempre stimolante invece poi confrontarsi con chi magari ha una età, una visione sicuramente diversa dalla tua. Io voglio, come dire, facendo il sindacalista che notoriamente è rompiscatole, voglio un po' far saltare la scaletta stasera e inserire un altro intervento all'interno dei presenti qui a questo tavolo, che è dall'altra parte di questo tavolo, perché insomma non è che pensate di stare a prendere appunti tutta la serata e noi diciamo e voi prendete appunti. Facciamo un po' il contrario, perché sennò diventa forse noioso da parte vostra e forse un po' da parte nostra, un po' ci mettiamo a fare quelli che dicono e si ascoltano, a partire ovviamente dal sottoscritto naturalmente. Io partirei chiedendovi, come di solito faccio quando devo affrontare un qualcosa che magari non conosco bene, una platea che non conosco, non ci conosciamo, e non è la solita platea a cui noi ci rivolgiamo, perché come sindacalisti di solito andiamo nelle aziende, ci confrontiamo con le istituzioni, insomma ogni tanto ci confrontiamo anche con ragazzi, ma non è il nostro, diciamo, interlocutore abituale. Io chiederei a voi cosa pensate sia il sindacato, premettendo che ovviamente Non ci offendiamo se arrivano risposte di qualsiasi tipo, perché conosciamo benissimo i luoghi comuni o anche le invettive che ci riguardano o i brutti pensieri che magari, diciamo, circolano rispetto a quello che è il lavoro sindacale, a ciò che è stato fatto, a ciò che magari è stato e oggi non è più, e tutto ciò che è noto si ascolta sul sindacato. Quindi io porrei a voi una domanda. Questa domanda semplice, cioè cosa pensate sia oggi il sindacato? Non ti gelo. Non ti meravigliare di un dignitoso silenzio. No, invece io insisto, perché francamente vorrei partire dalle vostre idee, dalla vostra idea, giusto o sbagliata che sia, non vi preoccupate, per poi ovviamente cercare di dire la mia, quello che è il mio pensiero, che non è sicuramente la verità rivelata o non è sicuramente l'assoluto. Forza! È sicuramente un organo è un corpo intermedio che interloquisce con le istituzioni per garantire la classe da cui provengono, la tutela dei propri diritti. Quindi diventa centrale, perché al di là del fatto che non è possibile dialogare con la classe che si difende in maniera estesa, è necessario quindi creare dei tavoli di confronto dove poter discutere di quelle che sono le tutele dei diritti della classe che si porta, di cui si tutela l'interesse. Perfetto, e questa, come dire, una è che, scusa, quello che è il mercato del lavoro che è cambiato, inevitabilmente ci si chiede come è cambiato il sindacato, questa è la domanda, in funzione della flessibilità del mercato del lavoro e del processo di passaggio dell'industrializzazione che vede ormai le tecnologie, come diceva il collega, rispetto a quelle che sono le logiche del mercato attuale, e come potrebbe essere la posizione istituzionale all'interno del parterre del dialogo aperto con le istituzioni da parte del sindacato. Bene. Io aggiungo solo che come sono in crisi i partiti, sono ovviamente vivamente in crisi, perché ovviamente la situazione, io prima volevo dire, magari lui ci può dire come, però poi sarà fatto dopo, come in Germania, immagino che vive in Germania, stanno operando per affrontare questi cambiamenti che perdono tutto lo stesso per quanto riguarda i sindacati, perché anche a chi conosce la storia mette in dubbio veramente, perché cambia tutto, insomma, bisogna saper affrontare anche come sindacato questa sfida, certo. Non penso che si sia all'altezza non in generale, veramente. Chi sta per uscire dal mondo della scuola, come la gran parte delle persone che abbiamo di fronte, faccio un altro tipo di domanda, pensa che avrà prima o poi bisogno nella sua vita del sindacato, o nella sua vita lavorativa intendo del sindacato, o oggi magari può essersi fatta largo la convinzione che tutto sommato se ne può fare a meno e ci si può gestire, insomma, la vita lavorativa da soli? Bisogna sempre comunque
cioè avere una persona a cui affidare i propri, cioè i propri carte, quello che si occupa il sindaco. La parte amministrativa. Dì, tranquillamente, non ti preoccupare, non mettiamo i voti oggi. Vabbè, che io sappia si occupa delle carte del lavoro, quelle cose là, la parte del reddito. La parte assistenziale rispetto a... Ho capito, va bene. Va bene, non la... diciamo, non la faccio lunga sotto questo, diciamo, aspetto, perché è chiaro che siamo chiamati noi oggi, insomma, a darvi un'idea di quello che può essere. Siete venuti qui giustamente per ascoltare, ho scherzato un po' in partenza proprio per stimolare un po' la riflessione e la discussione rispetto a questo sconosciuto, diciamo, soggetto che è il sindacato, che viene visto anche giustamente, come diceva la vostra compagna, come quel soggetto che si occupa anche dell'assistenza su alcune pratiche, penso all'aspetto fiscale, all'aspetto previdenziale, ad alcune cose specifiche che ho, ed è così, ed è giusta la risposta, è giusta. Quello è una parte che magari è diventata anche rilevante ultimamente, ma non è la parte da cui nasce l'esperienza sindacale. Ora non posso prenderla dall'antica Roma o da prima addirittura, perché l'esigenza di avere un sindacato, e cioè un'organizzazione che è alla fine un'organizzazione di lavoratori, perché di quello stiamo parlando, che si mette insieme per cercare di interloquire, di parlare sia con chi poi ha di fronte per quanto riguarda le proprietà delle aziende o con le stesse istituzioni, non potendoci andare in 200 a fare le riunioni, ci si organizza in sindacato, si eleggono i rappresentanti e si cercano di portare avanti quelle che sono le istanze dei lavoratori e di difendere i loro diritti. Questa esigenza, che è un'esigenza, non nasce sicuramente con questo secolo, ma c'è sempre stata, si concretizza nel secolo scorso, nel Novecento, con l'esperienza sindacale bene o male come la conosciamo oggi. Rimango all'ambito italiano, perché poi anche le esperienze sindacali nell'ambito europeo sono state diverse, ci sono stati tanti tipi di esperienze diverse. Rimanendo al nostro ambito, nasce prevalentemente nelle campagne. L'Italia all'inizio del Novecento era un paese praticamente agricolo nella sua stragrande maggioranza, e man mano poi, con l'avvento di quella che è stata l'industrializzazione anche nel nostro paese, nell'Italia, chiaramente si estende poi all'aspetto dell'industria, per poi successivamente, ancora arriviamo ai giorni nostri, estendersi a tutti quelli che sono gli ambiti lavorativi, i servizi, ma vi parlo anche dello spettacolo, vi parlo di chi lavora nel mondo delle telecomunicazioni, tutto ciò, il pubblico impiego, tutto ciò che comunque non era agricoltura come di partenza fu l'inizio dell'esperienza sindacale in Italia. Che cos'era il sindacato? Parlo dell'esperienza industriale, visto che qui il tema di oggi è da Ciputi a Industria 4.0. Il sindacato era negli anni, diciamo, parliamo dal dopoguerra in poi, negli anni 50-60, con l'avvento della grande industria, dei grossi gruppi industriali, c'erano 1.000, 2.000, 3.000 persone che lavoravano tutte in uno stesso sito, in uno stesso capannone, in uno stesso posto, che avevano più o meno tutti le stesse esigenze, o tutti gli stessi problemi, o tutti la stessa scarsità di salario, perché lavoravano per la stessa azienda, che era magari la Fiat o qualche altro gruppo, e dovevano decidere come farsi tutelare, come cercare di tutelarsi, come cercare di difendersi e cercare di recuperare salario in primis, perché da lì partiamo, e insieme, a fianco, senza dare priorità uno all'altro, anche di cercare di avere diritti, di cui poi eventualmente il professor Bavaro approfondirà meglio, diritti che all'epoca non erano garantiti, non erano scontati, non erano tutto ciò che oggi, almeno fino a un certo punto, si è dato per scontato che ci fosse, ma anche oggi, da un certo punto in poi, cominciano a venir meno come garanzie, come qualche cosa che si pensava fosse già acquisito definitivamente e invece non lo è più. Se vi devo fare un esempio per capirci, per non parlare in maniera astratta,
fino a qualche anno fa, diciamo, era normale, era pacifico che nel momento in cui qualcuno si ammalava, gli era garantito il fatto che potesse curarsi, avesse la conservazione del posto di lavoro, nessuno mettesse in discussione la sua situazione, se appunto dando la possibilità a questa persona di conservare la possibilità di avere il posto di lavoro. O se una donna era in gravidanza, c'era tutta le varie tutele rispetto al fatto che questa donna potesse portare a termine la sua gravidanza, avviare, diciamo, la prima fase della maternità e poi poter ritornare al lavoro. Tutto questo oggi sulla carta c'è, o meglio come enunciazione c'è. Ciò che sta venendo meno oggi è la sostanza di questi diritti che fino a ieri invece erano realtà. Perché vi dico questo? Quando appunto all'epoca vi parlavo, c'erano 1000 persone tutte in un posto di lavoro in cui era facile a un certo punto organizzarsi, si aveva una bella forza rispetto a chi magari cercava di negarti l'aumento salariale o cercava di negarti il diritto, nel momento in cui ci si faceva, diciamo, un fischio fra i reparti, quelli che erano all'epoca, si bloccava la produzione, ci si metteva in sciopero e chi stava dall'altra parte reggeva sì un giorno, reggeva due giorni, dopodiché nel momento in cui non gli andava avanti la produzione, prima o poi cedeva. Certo, io la sto facendo semplice, non è andato sempre così, stiamo parlando anche di situazioni in cui c'è scappato il morto praticamente, quindi la sto tagliando veramente con l'accetta, però di fatto c'era una grossa forza da parte dei lavoratori perché il mondo del lavoro era organizzato prevalentemente in questo modo. Non c'erano sicuramente tutti i posti di lavoro da 1000 persone, però anche se il posto di lavoro era da 50 persone, tutti lì, tutti organizzati, e si riusciva ad incidere. Questo nel corso degli anni ha portato ad una marea di conquiste, di diritti, di salario, di tutto ciò che fino a un certo punto è andato in crescendo. Fino al massimo raggiunto nel lontanissimo 1970, in cui lo Stato italiano si dota di una legge, la famosa legge 300 del maggio del 1970, chiamata Statuto dei Lavoratori, cioè uno statuto, una legge che venne chiamata Statuto dei Lavoratori, che metteva in fila una dietro l'altra tutte le garanzie di quello che era il mondo del lavoro all'epoca. Ovviamente una legge fatta nel 70 faceva la fotografia del mondo del lavoro del 1970. Che cosa è successo nel corso poi degli anni, diciamo dal 70 in poi? Pian piano, questi chiaramente sono processi che non avvengono dalla sera alla mattina, pian piano i posti di lavoro sono diventati sempre meno affollati, sempre più parcellizzati, sempre più divisi. Si è fatta strada poi contemporaneamente anche una cultura, perché quello fa molto nell'ambito della possibilità poi di riuscire ad incidere, ad ottenere qualche cosa. Si è fatta largo una cultura, diciamo dagli anni 80 in poi, in cui chi ha mai sentito la frase bisogna essere imprenditori di se stessi, oppure mi tutelo da solo, non ho bisogno di nessuno, posso andare avanti, ce la faccio da solo, vado tranquillamente davanti. Una cultura che ha dato l'illusione alle persone del fatto che potessero, diciamo, contrattarsi da soli la tutela dei diritti che gli spettavano, la tutela del salario che gli spettasse. Insieme, a fianco a questo tipo di cultura che si faceva avanti, si è man mano poi parcellizzato il mondo del lavoro, qualche tutela prevista per legge è stata piano piano, lentamente, scardinata, punto dopo punto, virgola dopo virgola, comma dopo comma, e a un certo punto ci siamo, diciamo, svegliati, ci siamo ritrovati in una situazione in cui sono messe in discussione i diritti fondamentali. Oggi una ragazza, una donna che va in maternità, sì, sulla carta ce l'ha tutti i diritti che vogliamo, ultimamente qualche governo si è vantato anche di aver esteso i diritti relativi alla maternità anche a quelle forme di lavoro che prima non ce l'avevano, però di fatto ci ritroviamo con delle forme contrattuali che consentono al datore di lavoro, purché non dica che stia licenziando la persona perché è andata in maternità e non sia mai, però possono interrompere il rapporto di lavoro, pagare un tot e chiuderla lì.
Ovviamente si salvaguarda la forma, perché non è possibile oggi licenziare per discriminazioni o per che una persona appunto è in malattia o per tutto ciò che stiamo dicendo. La forma, la forma è salva, ma la sostanza è che oggi le persone sono di fatto, come lo erano magari prima negli anni 60, negli anni 50, di nuovo ancora ricattabili. Perché? Come ci si è arrivati? Ci si è arrivati perché dagli anni 70 più o meno abbiamo assistito, e qui mi ricollego al discorso che stava facendo il nostro amico prima, si è avuto una perdita di terreno dal punto di vista della politica che prima gestiva, governava i processi, entro i processi economici entro il quale si muovevano le grosse aziende, poi dopo le multinazionali, e man mano il peso si è invertito. Oggi non sono più i governi che governano come dovrebbe essere questi processi, ma sono le stesse multinazionali, la stessa impresa organizzata che detta legge rispetto a ciò che deve essere l'organizzazione dello Stato, devono essere le leggi, devono essere le situazioni. Noi abbiamo visto l'estate del 2016, l'estate scorsa, una dichiarazione che è quasi passata sottotono, che da parte di un'organizzazione che fa capo sicuramente al mondo imprenditoriale, che parlava di di costituzioni europee scritte dopo la seconda guerra mondiale, di stampo sovietico, quasi fossero scartate, scritte tutte da Stalin, che tutelavano troppo il mondo del lavoro e che oggi andavano rimodernate, andavano riscritte nel verso di una più veloce possibilità di far muovere i lavoratori, di far cambiare lavoro alle persone, di gestire in maniera flessibile il lavoro. Ci si è accodati, Italia insieme a tutti gli altri, nel tentativo di scardinare questo tipo di impostazione. In molti aspetti purtroppo ci si è riusciti, qualche altro aspetto poi è andato male. Il 4 dicembre scorso sappiamo tutti che cosa c'è stato, e quindi fortunatamente poi c'è stato uno stop a questo tipo di avanzamento. Sicuramente questa idea di andare a scardinare quelli che sono i diritti acquisiti negli anni passati sicuramente non si ferma qui, e sicuramente assisteremo a un tentativo nuovo di tornare all'attacco rispetto a questi diritti. E quindi il sindacato cosa fa oggi? Il sindacato oggi sicuramente, e qui ci puntiamo il dito, non è sempre all'altezza del fronteggiare tutti questi attacchi che man mano, goccia dopo goccia, si sono verificati negli ultimi decenni, mettiamola così. Molte volte abbiamo alzato la voce perché ce ne siamo accorti, molte volte non siamo riusciti a metterci uno stop, tante altre volte poi ci siamo riusciti. Oggi siamo in una situazione in cui abbiamo un mondo del lavoro che è totalmente diverso da quello degli anni 70, e noi per primi abbiamo sentito l'esigenza di proporre in veste nuova quello che deve essere una tutela dei diritti del lavoro. Noi, e parlo della CGIL che rappresento, abbiamo presentato con 3 milioni di firme a corredo una proposta di legge di iniziativa popolare che parla di un nuovo statuto dei lavoratori, collegato alla quale ci sono due referendum, mi è sfuggito tre perché inizialmente erano tre, due referendum che se non fanno una legge nelle prossime settimane si andranno a votare il 28 maggio, che non entro nei dettagli perché sennò la facciamo lunga, che cercano di reimpostare un minimo di tutele rispetto ad un mondo del lavoro che era stato affidato alla vendita dei tagliandini al tabaccaio. Sto parlando dei voucher, con i quali qualcuno si vantava di aver risolto il problema del lavoro nero, poi abbiamo visto che è un incentivo, cioè non conviene più far lavorare con quei voucher che non, diciamo, tenere le persone a nero. Il problema è che le persone alla fame stavano col lavoro nero e più alla fame stanno con i voucher, che hanno avuto non a caso un'esplosione di vendita esponenziale. Ripeto, non abbiamo il tempo per entrare nel dettaglio,
ma se lo ha riconosciuto lo stesso governo che quei voucher li ha liberati dalla gabbia entro il quale erano dal 2003 fino al 2015, perché erano previsti per determinate specifiche forme di lavoro, poi sono state liberate e a voucher ci possono lavorare tutti. Noi, ripeto, il sindacato oggi deve fare cose nuove, perché altrimenti, se rimane ancorato ai canoni, se rimane ancorato alla vecchia fabbrica dove c'erano 1000 persone, l'unico modo per farti sentire da fare lo sciopero, il sindacato non ha più futuro. A me personalmente è capitata una esperienza che ho vissuto personalmente e che mi ha fatto veramente capire in prima persona di come bisognasse agire in maniera diversa oggi rispetto ai canoni del passato. Un aneddoto che per me è stato veramente illuminante. Qualche anno fa, qui a Bari, quindi una situazione molto vicina a noi, una grossa multinazionale che fabbrica pneumatici annuncia dalla sera alla mattina in maniera totalmente inaspettata che avrebbe chiuso lo stabilimento a Bari, che dà ancora lavoro, prima erano qualcuno in più, all'epoca a 1000 persone, poco meno di 1000 persone. Chiaramente, come dire, se avessimo in quel momento deciso di agire tradizionalmente, avremmo dovuto bloccare tutto, sciopero, casino, fare tutto ciò che ci si aspetta o ci si aspetterebbe dal sindacato, anche giustamente, perché non sto certamente denigrando lo sciopero, che è uno strumento che funziona ancora benissimo, ma in quel momento, vista la situazione, decidemmo di provare qualcosa di diverso. L'azienda stessa era organizzata aspettandosi uno sciopero, avevano messo da parte della produzione per evitare di rimanerne a secco durante uno sciopero che loro si aspettavano. Decidemmo di fare qualcosa di diverso. Questa è un'azienda che punta molto sul marchio, sul marketing, vendono prodotti di largo consumo, pneumatici appunto. Decidemmo di colpirla lì, sulla immagine. Oggi siamo nella società dell'immagine, quello che ieri li andavi a colpire sullo stop della produzione, quindi sul prodotto, oggi vale sull'immagine. Cominciamo a far girare un volantino sui social, su quant'altro, rispetto alla porcheria che stavano operando nel chiudere uno stabilimento di 1000 persone, mettendole in mezzo alla strada, e se questo si conciliasse con quello che era la filosofia aziendale, che prevedeva, come molte altre aziende, che ci si era tutti in un grande gruppo, in una grande famiglia, e tutte le varie cose che di solito vengono spacciate in questo senso. Beh, non ve la faccio lunga, in una delle prime riunioni che riuscimmo ad avere al Ministero per cercare di cominciare a ragionare su come evitare quella chiusura che poi abbiamo evitato, il manager principale, il capo, diciamo, di questa multinazionale a livello europeo non ci disse altro, non è che si raccomandò non fate sciopero, non disse altro a noi, non disse altro, dice ok, ci sediamo al tavolo, cominciamo a parlare, togliamo per adesso questa dichiarazione di chiusura, l'unica cosa che vi chiediamo è fate sparire quel volantino. Il che ti fa capire come fate sparire, nel senso non continuate a farlo circolare. Oggi farlo sparire è un eufemismo, perché figuriamoci, se lo cerchiamo su Google lo troviamo ancora, però ci fa capire come oggi ci si deve reinventare forme nuove per poter agire, per poter essere efficaci nella tutela del mondo del lavoro. Ora, io non lo so cosa sarà il sindacato domani, come potrà continuare a difendere il mondo del lavoro, di che strumenti dovremo dotarci. Stiamo cercando di fare il meglio che possiamo per cercare appunto di inventarci. Io spesso uso la frase che siamo diventati degli artigiani, nel senso dobbiamo inventarci, in assenza di leggi, in assenza di una cultura che prima c'era favorevole rispetto alla tutela dei diritti del lavoro e che oggi magari è un po' zoppicante. Quindi dicevo, non so cosa ci aspetta. Mi ha colpito molto una frase che un ingegnere della Silicon Valley qualche settimana fa disse. Stiamo parlando di uno di quelli che sta lì a Palo Alto, che inventano, che progettano il futuro, fanno tutto ciò che può essere, che per loro è presente e per noi sarà futuro fra qualche anno. È interrogato
su appunto quali saranno i nuovi device, i nuovi telefoni, i nuovi computer su cui opereremo fra 20 anni, lui disse: vabbè, vi posso dire che se voi ci tenete a una fotografia, che oggi abbiamo tutti in formato digitale, un documento, un qualche cosa, se ci tenete veramente, il consiglio che vi do è stampatela su della buona carta e conservatela, perché, diceva lui, io non so da qui a 10 anni se i che vi devo dire, se le schede di memoria, se i programmi che oggi utilizziamo, se gli smartphone che oggi utilizziamo, da qui a 10 anni saranno ancora in grado di leggere un file che oggi creiamo, che oggi voi forse non ve li ricordate neanche, c'erano un po' di tempo fa dei floppy disk così quadrati, rigidi, oggi sfido di trovare un computer che riesca ancora a leggerli. Se io dovessi applicare il tuo, sei uno dei pochi. Se io, ma stiamo parlando di 10 anni fa, mica di 50 anni fa, eh. Conservalo, perché e conservalo, essere... infatti. Il mercato è infatti, perché sarai l'unico che poi... Cosa voglio dire con questo? E concludo, perché penso di aver abbondantemente sforato il tempo a mia disposizione. Io non lo so quale sarà il mondo del lavoro da qui a 20 anni, anche quando voi ci starete pienamente dentro, quando poi seguirà, ci sarà, quando voi appunto avrete la nostra età e quando vi dovrete districare con quel che sarà il futuro dell'epoca. Io quello che so è come appunto per un bel file che vogliamo conservare, quello che rimarrà nei secoli, come è sempre rimasto nei secoli, cambieranno le leggi, cambieranno anche i sindacati, cambierà tutto, cambierà la politica. Quello che rimarrà sarà l'esigenza, il bisogno dell'uomo ad avere diritto alla ricerca della felicità, ad aver diritto ad un lavoro retribuito in maniera dignitosa, ad avere il diritto di ammalarsi senza finire in mezzo alla strada, ad avere il diritto di avere un figlio senza finire in mezzo alla strada e di non essere considerati un ammalato se si ha un figlio, e il poter vivere una vita dignitosa senza per questo considerarsi degli sfruttati oppure avere problemi perché si deve andare a chiedere a qualcosa a qualcuno con il cappello in mano, come facevano da queste parti 50 anni fa. Grazie. Scusa, no, lo sforamento era lievissimo. Ah, beh, pensavo di peggio. Perdonabile, decisamente perdonabile. Parliamo veramente, anzi, quasi non c'era. Diciamo così. Lavoro che cambia, il sindacato che cambia, il diritto del lavoro, interrogato subito, possiamo parlare del diritto del lavoro, forse anche del diritto al lavoro, che però concerne meno le norme, però già io leggo sempre cifre tipo già esistono 58 tipi di contratti in Italia, boh, non so se sono 58 o 42, però siamo vicini. Sì. No, spesso i giornali sparano delle cifre, probabilmente pochissimi saprebbero nominare tutte le tipologie di contratti lavorativi. Già abbiamo vissuto, diciamo, una pletora di situazioni diverse, e con Industria 4.0 magari subentrano ancora nuove figure. Nuove figure, io dicevo nell'introduzione, che possono essere rappresentare uno sviluppo positivo, un arricchimento dei modi di lavorare, sui contenuti, anche su, diciamo, l'ambiente in cui uno lavora, possono però essere anche un ulteriore passo nella direzione che abbiamo ultimamente preso negli ultimi 20-30 anni, quella di una precarizzazione crescente per molti nelle loro forme di lavorare. La parola a te. Grazie. Vorrei cominciare ricordando che Friedrich Hegel, lo dico non in omaggio ai nostri ospiti, nella filosofia del diritto scrive che il diritto è come la nottola di Minerva, arriva sempre sul far della sera. Cioè il diritto viene sempre dopo che i fatti si compiono, non viene mai prima. E questo lo dico perché c'è una necessità
che i giuristi e il discorso di diritto torni al suo posto, e cioè torni a essere interpretato come uno strumento che aiuta a leggere la realtà, non a trasformare la realtà. La libertà sindacale è stata storicamente una libertà che ha preceduto il diritto alla libertà sindacale sancito nelle convenzioni internazionali o altro. Cioè la libertà sindacale è stata prima una pratica e poi è diventato un diritto. Non è stata la libertà sancita nei principi della Rivoluzione francese. Quei principi vengono sanciti dopo che la borghesia esercita la sua libertà e sovverte l'ordine feudale e aristocratico. Questo lo dico perché quello che in realtà ci viene chiesto in questa discussione è esattamente il contributo che può dare il giurista a leggere il rapporto che esiste fra il diritto e il mutamento e il cambiamento, da Ciputi a Industria 4.0. Allora penso che il diritto può aiutarci a quindi rispondere intanto alla domanda prima iniziale che mi ha fatto Filippo, e cioè a che servono i diritti. Io direi, aggiungerei una domanda ancora prima: a che serve il diritto? E il diritto serve a regolare le fasi del processo storico, non li anticipano. Allora quello che noi possiamo dire, se parliamo di lavoro nel suo sviluppo storico, è che il diritto del lavoro è sempre servito a regolare un processo storico dopo che questo processo storico si era innescato, ed anzi spesso quando quel processo si era già consolidato. Il che mi porta a dire che quando sento un po' di retorica su un diritto del lavoro che resta insensibile ai mutamenti della storia, occorre innovarlo, è un'affermazione che se va bene è incolta, se va male è in malafede. È incolta o in malafede perché potrei dirvi che il diritto del lavoro non nasce neanche con Ciputi. Il diritto del lavoro nasce con lo sviluppo del capitalismo industriale. È un prodotto storico del capitalismo industriale. Prima dello sviluppo degli opifici industriali in Scozia, quelli su cui Adam Smith scrive le sue analisi, prima c'era il lavoro, ma non c'era quel segmento, quella branca dell'ordinamento giuridico che noi chiamiamo il diritto del lavoro. C'era il rapporto di servitù, c'era il rapporto schiavistico. Il diritto cambia, e come cambia? Ma non era lontanamente immaginabile da quello che è oggi il diritto del lavoro, con i 10, 12, 15, quanti ne vogliamo chiamare, di tipi contrattuali, lo statuto e altro. Era un diritto che si manifestava in due modi fondamentalmente: non attraverso i codici civili ottocenteschi, che erano pensati per lo scambio paritario di un'economia ancora servile, ma quel diritto del lavoro è il diritto alla legislazione sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, perché in Italia, come in Francia, come in Inghilterra, come in Germania, accadeva che quel nuovo modo di lavorare, ammassati in opifici industriali, determinava un fenomeno nuovo, che erano gli incidenti sul lavoro mortali. Non neanche nelle cave su cui Vasco Pratolini scrive... di Rosso Malpelo, le cave, le torbiere dei piccoli, no, la legislazione sociale non nasce per quelle cave e torbiere, ma poi naturalmente è chiaro che un processo storico che vede insieme la legislazione necessaria ad andare incontro ad un bisogno sociale di forte pressione, legata però, badate bene, a non mettere minimamente in discussione il modo di organizzare il lavoro. E c'è l'altra branca con cui nasce il diritto del lavoro, che si chiama sindacato, che si chiama contratti collettivi. I primi
le pagine di Marx sul Del Capitale sono ampiamente dedicate alla modalità, che poi riprende quello di Davide Riccardo prima e di Smith poi, la prima ancora, su lo scambio di lavoro si basa su scambio di tempo e salario. E a cosa dedica decine e decine di pagine Marx? Alla lotta delle leghe sindacati inglesi per la riduzione della durata della giornata lavorativa. Una norma squisitamente tipica della legislazione sul lavoro che troviamo in tutti i paesi del mondo, che fa parte di quella che chiameremo il diritto del lavoro. Ma quella legislazione si arriva attraverso l'altra branca, che è la contrattazione collettiva e l'azione del sindacato. Bene, questo è il diritto del lavoro delle origini. Nulla di più. Cambia il contesto politico oltre che economico, e nei paesi che hanno passato il sistema, penso all'Italia prima, seguito poi dalla Germania nazista, c'è un diritto corporativo. Certo, c'è anche un'esperienza che è molto significativa, ascrivibile proprio alla storia tedesca, che è l'esperienza di Weimar, dove per la prima volta si provano a costituzionalizzare diritti sociali con particolare riferimento ai diritti del lavoro. Ma non è irrilevante il contesto storico precedente che porta a quella giuridificazione. E poi arriviamo finalmente veramente al diritto del lavoro di Ciputi. Il capitalismo è nato ormai da quasi 100 anni, 150 anni, ma al diritto del lavoro di Ciputi si arriva dopo le seconde guerre mondiali in tutti i paesi dell'Europa continentale. Che cos'è questo diritto del lavoro? Allora, quando noi parliamo del diritto del lavoro, c'è un giurista francese che ha scritto un libro che ha avuto discreto successo di pubblico, occorre salvare il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro si dice dovunque contro le esigenze dell'economia, ma a quale diritto del lavoro ci riferiamo? A un diritto del lavoro di 30 anni gloriosi, quelli del compromesso socialdemocratico, quello che in Italia, in Francia, in Germania, a fronte del tentativo oggettivo di un paese, di un pezzo di mondo che Yalta aveva detto doveva essere sotto l'egida americana, ma che aveva al proprio interno un forte, fortissimo e potente movimento sindacale e partiti di ispirazione operaia e laburista. Questo è il contesto che porta ad una necessità, e una necessità storica. Ora, questo per me è molto interessante perché mi fa dire che il diritto del lavoro nasce ed è naturalmente un diritto, fatemi passare l'ossimoro, è un diritto operaio capitalistico, cioè un diritto di ispirazione operaia, ma che nasce e sta dentro l'esistenza stessa del capitalismo, delle origini, della prima, della seconda, della terza rivoluzione industriale e della quarta rivoluzione industriale. Ci sarà un diritto del lavoro. Ma perché dico operaio capitalistico? Perché c'è un elemento di fondo che poi credo che rimanda un po' a quella questione che il dottor Hillebrand richiamava alla fine quando parlava degli scopi storici della sinistra. Potrei dire così, che il diritto del lavoro è un diritto con il corpo capitalistico e l'anima anticapitalistica. Non può esistere una cosa senza l'altra. Non ci potrebbe essere, cioè, un diritto del lavoro per come lo conosciamo noi fuori dal capitalismo, ma non ci può essere un diritto del lavoro come lo teniamo noi con una tensione al superamento del capitalismo, o perlomeno alla sua contraddizione, alla sua negazione. E allora lo sviluppo storico ci dice che siamo di fronte a un diritto che cambia. È cambiato anche il diritto di Ciputi. Qualcuno di voi ricorda, o se l'ha visto, o se non l'ha visto, vi invito a vedere un film del 69, La classe operaia va in paradiso, di Elio Germi, Pietro Germi. E a un certo punto Gian Maria Volonté è questo operaio bravissimo, fortissimo, come operaio cottimista. Quando nelle fabbriche metalmeccaniche il modo di organizzare quella produzione era il cottimo. Cioè ciascuno stava con la sua macchina, c'era quello che con i tempi contava il suo passaggio. E in genere
era un modello tendenzialmente individualizzato. Negli anni 50 in Italia non c'era il taylorismo. Penso all'Italia. La catena di montaggio è uno degli elementi di innovazione spesso sottovalutata dentro il modello di organizzazione del lavoro della fabbrica manifatturiera, che cambia la logica perché immette, quello sì, una logica collettiva, perché stanno tutti legati alla catena. Chaplin in tempi moderni ne parla, perché lì c'era già da 20 anni in tempi moderni, ma quello arriva dopo. Penso all'Italia, risale agli anni 60, un modello di innovazione. Cambia il diritto del lavoro, cambia subito dopo. E cioè cambiano i modi di determinare le qualifiche, gli inquadramenti, il governo dei tempi di lavoro, il modo di pagare, le modalità di pagare. Si passa dalle tariffe, che vedono una presenza del cottimo forte, al pagamento a ore. Il contratto collettivo nazionale, che stabilisce che il salario si paga per 40 ore, per 36 ore, con quella modalità che conosciamo oggi noi, non è stato sempre così nell'eternità. Risale alla fine degli anni 60. L'autunno caldo del 69 è segnato dal fatto che una delle rivendicazioni dei metalmeccanici italiani era un nuovo sistema di inquadramento professionale, di determinazione del modo di pagare gli stipendi agli operai, dettato da un nuovo modo di organizzare. Ora, e tutto questo è accaduto anche dopo, perché quando dopo il fordismo, il taylorismo è finito 30 anni fa, come concezione politica di governo e di gestione del lavoro. Ed è cambiato il diritto del lavoro. La precarietà è cambiata perché è cambiato il capitalismo, il diritto del lavoro è cambiato. I 30 anni gloriosi finiscono alla metà degli anni 70, dovunque. La globalizzazione comincia quando vedevamo 25 anni fa i prodotti made in Corea. Oggi nessuno di noi pensa che la globalizzazione sia produrre le merci in Corea, perché c'è stato prima poi la Cina, poi adesso c'è la Cambogia, il Laos e altro. Ma questo ha determinato un profondo mutamento nello sviluppo capitalistico in Europa, che prima richiamava il dottor Liabrante, che io penso sia un punto fondamentale. Cioè il polo di produzione della merce non è più come strategia politica generale nell'Europa, ma si sposta altrove. Io penso che noi dobbiamo leggere in questa prospettiva anche questa idea monetarista di costruire un'Europa basata su una moneta così forte, perché se devo comprare sempre di più merci in altre parti del globo, ho bisogno di una moneta forte. E quella moneta forte ha implicato politiche antinflazionistiche, che si è tradotto in quei paesi dove invece l'inflazione era molto più accentuata che in altri, pensate all'Italia o altrove, in una severa e durissima politica salariale anti-operaia. Infatti, come è noto, se noi volessimo cogliere qual è la cifra comune dell'evoluzione del diritto del lavoro di questi 25 o 30 anni, è una grande politica del lavoro, una grande politica sul diritto del lavoro come un diritto strumentale ad una gigantesca operazione di compressione e contenimento dei salari. Questo lo dico perché il diritto del lavoro è cambiato profondamente. È cambiato quando in Inghilterra, dalla Thatcher in poi, il contratto collettivo nazionale di fatto non esiste più, ma c'è solo contrattazione aziendale. E quando in Germania hanno sperimentato e poi, diciamo così, direi imposto con le truppe speciali della Troika a tutti i paesi dell'Europa, un modello risalente alle riforme Hartz della metà degli anni 90, che sono basati fondamentalmente su un'idea fondamentale di contenimento della dinamica salariale di quel paese, tant'è che
mi risulta che il salario reale è calato rispetto alla percentuale di PIL, attraverso cosa? Un attacco a un sistema centralizzato di contrattazione collettiva sul salario, con il sistema delle clausole che consentono alle aziende di sottrarsi da questo governo complessivo. Ed è quello che poi è accaduto in Spagna, Germania, Italia. Qual è la logica di questo? È una logica che, se uno la guarda dall'esterno, è perfettamente coerente e conferma l'ipotesi che il diritto del lavoro segue i mutamenti. E allora? Seguirà allora anche un mutamento, una trasformazione del diritto del lavoro con Industria 4.0? Premesso che bisognerà poi intendersi che cosa significherà Industria 4.0, e cioè... in Italia non so se questo accade così, anche questo non so se anche in Germania, ma diciamo interessante che da un giorno all'altro improvvisamente sembra che l'Italia sia passato da un modello un po' meccanico ottocentesco di produzione improvvisamente alla necessità di digitalizzare tutto, come se in realtà le trasformazioni non avvengano lentamente, profondamente, ma in ogni caso il problema esiste. Allora questo, cerco di terminare in pochissimo, cosa comporterà? Ma innanzitutto io penso che comporterà quello che dipenderà da come usiamo le macchine. Si diceva in un certo modo, dipende da che uso capitalistico si fa della macchina. Quando prima si richiamava quel 47% dei lavori in meno, che lavori potrebbero sparire, la prima domanda è: lavori spariti nel senso di riduzione di forza, di numero di lavoratori impiegati in una produzione sostituiti dalla macchina, soppressione di una tipologia di lavori sostituiti da nuovi? Prima domanda, si vedrà, non lo so, io da giurista non lo posso dire. Ipotizziamo che la macchina riduca la necessità di lavoro, verrebbe da dire, ma quelli che restano a lavorare, lo banalizzo, agli stessi tempi di adesso, cioè con una media di 50-52 ore di lavoro alla settimana. Verrebbe da dire allora che forse prima o poi una certa cosmopolitica sinistra, cosmopolitista, sinistra così inebriata della globalizzazione da riunirsi nel 1999 a Firenze per proclamare le sorti del socialismo del XXI secolo con D'Alema, Clinton, Blair, Schroeder. Allora c'era, non ricordo chi, per i francesi. Ecco, forse dovrebbero rileggersi le pagine di Keynes quando negli anni 30 diceva che agli attuali tassi di sviluppo capitalistico fra 70 anni, diceva, a quei livelli di sviluppo capitalistico si potrà lavorare 20 ore alla settimana. Il tema della riduzione dell'orario di lavoro è diventato un tema naïf di qualche extrême gauche francese, ma sembra non essere messo in discussione. Ovviamente sì, se il diritto del lavoro perde finanche la sua anima anticapitalistica, non il suo corpo, che non può che essere capitalistico, ma la sua anima. E cioè la domanda è: Industria 4.0 dipende, potrà determinare una gigantesca soppressione di forza lavoro con i problemi legati al fatto che poi qualcuno dovrà comprare il telefonino, anche se questo dubbio sta dentro lo schema di uno sviluppo capitalistico basato sullo sviluppo della domanda interna, e cioè che io produco delle merci che si in Italia che si debbano comprare anche gli italiani. Ma se il mio orizzonte è al massimo produrre delle merci che devo vendere in tutto il mondo, mi interessa che il denaro per acquistare il mio bene ce l'abbiano in tutto il mondo, non necessariamente in Italia. Voglio dire, altrimenti
c'è sempre un Sud America o un sud-est asiatico come orizzonte a cui tende. Insomma, voglio dire, dipenderà molto dal tipo di sviluppo che si potrà avere, non in una naturale tendenza. E questo, secondo me, mette in discussione il tipo di qualifiche, la concezione del tempo di lavoro, la concezione di come si contende il salario, ancora misurato soltanto a tempo, quando invece da casa si potrà lavorare con un computer, un PC, non solo da casa in realtà da un altrove. Quanto pare nell'ultimo edificio nuovissimo inaugurato dalla Microsoft a Milano, nessuno dei dipendenti ha la sua postazione di lavoro. A quanto pare chiunque in qualunque luogo può posizionarsi col cliente e lavorare, proprio una rappresentazione simbolica della delocalizzazione del lavoro. Ora, il problema sarà che di questo potremo avere un uso capitalistico che determinerà un costo ulteriore per il lavoro, oppure un uso, vogliamo chiamarlo socialistico, un uso anticapitalistico nell'anima ma non nel corpo, che può determinare, questo sì, uno strumento di emancipazione. Di questo se ne farà carico oggettivamente il sindacato, perché il sindacato ha una sua base materiale, almeno nel sindacato che noi conosciamo, quello confederale, il sindacato dei pesi massa, che è una base materiale, fino a quando è una struttura che vive sulla base della tessera pagata da un lavoratore. E fino a quando vivi di quello, o sei in grado di rappresentare gli interessi del lavoro di chi ti paga una tessera, oppure non vivi, con tutte le critiche e altro. Naturalmente il problema è molto più serio, molto più grave dal punto di vista di una, come dire, rappresentazione politica, ma siccome penso che la rappresentazione politica anch'essa è un epifenomeno, non è i processi, non è la politica che determina i processi, ma sono i processi che determinano la sua rappresentanza politica, penso che, ecco, come dire, la sinistra, fino a quando ci saranno le diseguaglianze, ci sarà sempre. Un altro discorso è se questa rappresentanza politica della sinistra avrà un futuro. Penso che sarà un bel declino modello olandese. Grazie. Complimenti ai relatori, veramente una disciplina ferrea, prussiana. Grazie, pugliese. Per la metà prussiano pugliese. La parola a voi per delle domande, degli interventi dopo tutta questa ventata di ottimismo. Se no, facciamo il rinfresco. Se no, ringraziamo tutti quanti, ringraziamo Vincenzo Bavaro, Giuseppe Altamura, Ernst Hillebrand e Michael Brown, e ringraziamo tutti quanti voi. E ci prendiamo un bel caffè con le solite ciambelle offerte gentilmente da Maria Giovanna e da Chiara. Grazie a tutti. La lista di chiamate. Grazie, macchina.